Grande spettacolo tra i cieli del Friuli per il campionato italiano di parapendio 2017 Formula Open, iniziato il 16 luglio scorso e conclusosi sabato con 110 piloti partecipanti in rappresentanza di 18 nazioni, 56 gli italiani. L'evento è stato organizzato dall'Aeroclub Blue Phoenix in collaborazione con l'associazione Volo Libero Friuli. Utilizzati il Monte Quarnan come area di decollo, mentre la frazione di Godo per l'atterraggio a Gemona. Le sei task si sono sviluppate su percorsi tra i 45 e gli 83 km. L'ultima, quella di sabato, è durata 59 km ed è stata vinta dal bolognese Alberto Vitale in 2 ore e 48 minuti alla media di 19 km orari. In pratica, lo stesso tempo, la stessa velocità di Paolo Facchini, secondo classificatosi davanti a Federico Nevastro. Il corso di volo si è sviluppato prima verso il confine di Stato con la Slovenia, poi verso il Monte Quar, per portarsi quindi sul Bernadia sopra Tarcento, arrivando in seguito all'altezza di Faedis per fare il ritorno sino ad Osoppo. La seconda task è stata caratterizzata dal bel tempo martedì, con gli atleti decollati dal Monte Quarnan che hanno seguito un percorso di 85 km che ha interessato il territorio compreso tra il confine sloveno, Osoppo, Verzegnis, Venzone, con approdo al campovolo di Cercivento in Carnia. La giornata ha visto ben 90 piloti andare in gol. Purtroppo la gara è stata in seguito interrotta a causa di alcune correnti d'aria che si erano sviluppate nel fondovalle e non permettevano un proseguimento sicuro della competizione. Grazie alla collaborazione delle associazioni di settore carniche, l'arrivo a Cercivento e il successivo trasporto al centro operativo organizzato presso l'hotel Willy a Gemona si sono svolti nel migliore dei modi. La task 3 di mercoledì 19 è stata interrotta invece a causa di un temporale quasi alla fine della stessa, ma visto che i piloti erano in volo già da un paio d'ore, la gara è stata comunque dichiarata valida.
sportive e le successive task di giovedì, venerdì e sabato. La migliore in campo femminile indubbiamente si è rivelata Silvia Buzzi Ferraris, già medaglia di bronzo ai recenti campionati del mondo a Feltre. Silvia ha vinto tutte e sei le manche, laureandosi con lode campionessa d'Italia. Tredicesima nella classifica Open, cioè quella che tiene conto dei risultati di tutti i piloti, donne e uomini, italiani e stranieri. Dietro di lei l'ungherese Kathaline Juhasz e Sandra Anthony della Francia al terzo posto. Sommando i risultati di tutte le giornate di gara, conquista il titolo tricolore il pilota siciliano Marco Busetta, seguito dal vice Alessio Voltolan e da Federico Nevastro. Seguono Paolo Facchini, Alberto Vitale e Marco Littamè. Le classifiche nazionali ed Open coincidono fino al decimo posto. Laurent Falukaski. Classifica sport invece a beneficio di Stan Radikowski, polacco, davanti agli italiani Luca Paoletti, nuovo campione italiano della categoria sport, e ancora altri due azzurri, Martin Stecker e Heinz Senoner. We'll be right back.
quanto riguarda la classifica serial, in testa il CT del team azzurro, il milanese Alberto Castagna, seguito da Stefan Kaczynski, ucraino, e Tanguy Renagud, Francia. Vice campione d'Italia per questa categoria, Elio Rossi.